Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Io sono Manuela, questo è Facili Veloci Opinioni e vi farò vedere un haul per capelli e un regalo speciale che non mi aspettavo e che mi è arrivato da una carissima amica. Ma prima di procedere, sigla! Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Io sono Emanuele e queste facili e veloci opinioni. Ecco qui col mio trucco on the go. Unghie fatte per questo mese con il solito costruttore Olimpia 2. Ho ricostruito qui il pollice, il mignolo e ho utilizzato il Bubble Green di Beauty Space Niles che avevo comprato in uno dei miei vecchi haul. Sto riutilizzando tutto quello che ho e poi finalmente ho fatto l'effetto foil. E mi è piaciuto tantissimo, ma passiamo agli acquisti da gruppo Clem che vi piacciono sempre tanto perché apprezzate tantissimo il mio gusto nel prodotti per capelli. D'altronde, per me i capelli sani sono una passione, quindi procediamo a farvi vedere. Innanzitutto, piccolo acquisto per le unghie, ve lo faccio vedere, lo sgrassatore per unghie 500 ml della Kika Nails. Io l'ho comprato e ricomprato più volte quando facevo semplicemente il semi permanente, ancora di più l'ho voluto ricomprare perché è veramente una confezione con un ottimo rapporto qualità-prezzo. E andiamo a vedere, vi lascerò la chicca per ultimo, cosa ho comprato in farmacia, dalla farmacia appunto da cui faccio sempre gli acquisti. Ho comprato l'acqua termale di Aven, forse ve l'ho rifatta vedere, però ve la rifaccio vedere. Su ispirazione di Tia Beauty Lover, che seguo con tanto affetto, baci Mattia. E dopodiché passiamo sempre al gruppo Clem. Che cosa ho comprato? Innanzitutto mi sta finendo lo shampoo allargante. Ho voluto comprare il Colored Air per il capello colorato e trattato, shampoo restitutivo green, evergreen, quindi senza parabeni, senza siliconi, EcoCert. Ho voluto comprare questo in quanto avevo un ottimo rapporto qualità-prezzo. Abbiamo 500 ml di prodotto con 8 euro ed è uno shampoo professionale. Dopodiché ho voluto acquistare la pellicola per quando faccio il mio enné e da ora in poi sarà sempre questo. Quando faccio l'enné io compro continuamente, utilizzo la pellicola per farlo aderire ancora meglio e soprattutto proteggerlo dal calore del casco. Quindi acquisto utilissimo. Ma andiamo a vedere il regalo che mi ha veramente commosso. Questa è una persona veramente speciale. Ed è una persona di una sensibilità unica, una persona che si fa in quattro per gli altri e veramente in generale si fa in quattro nella vita. Quindi voglio mostrare cosa mi è arrivato per posta. Lei me l'aveva detto, io le avevo detto di non disturbarsi, ma me l'ha voluto mandare lo stesso. Mayward 71, ti ringrazio. Ti ringrazio, mi ha inviato il mio primissimo prodotto seta blu e mi ha voluto far provare questo illuminante che è appunto la tonalità 03 che ho indosso, la potete notare anche adesso. E già mi sono fatta qualche idea. Innanzitutto, quando mi è arrivato e le parole con cui ci siamo parlate al telefono, vi dico solo che io mi sono commossa e messa a piangere, perché è una persona di una sensibilità, una persona che veramente ti regala il mondo con poco, ti fa sentire veramente una persona che ti sta vicino e sinceramente mi è sembrato in qualche modo di avere vicino un'altra sorella oltre
mia sorella di cui vi ho tanto parlato, Gabri, Gabri che è stata il mio caposaldo nella vita e sinceramente amicizie così in cui vieni accettata, in cui vieni veramente riempita di affetto, sono poche e ho voluto assolutamente il prima possibile fare un video. Questo è l'illuminante, vi faccio lo swatch. Come potete vedere è un illuminante pescato vedere subito l'effetto. L'effetto è la bellezza di questo prodotto. Vi dico subito le mie impressioni. Non sono assolutamente negative perché come prodotto assolutamente low cost, io lo trovo un prodotto di grande qualità, al pari di molti prodotti che costano nettamente di più. E vi spiego perché. Innanzitutto, questa è, come potete vedere, bellissima colorazione, una colorazione molto elegante e molto discreta. Si vede che lei mi conosce bene perché sono una persona che non porterebbe mai illuminanti che ti accendono come una lampadina, ma piuttosto illuminanti dalla grana finissima, impalpabile. Dall'effetto bagnato, quindi con pochissima mica cipriata all'interno, che non fanno assolutamente quell'effetto bruttissimo col Photoshop, ma piuttosto si sfuma, che è una bellezza. Per quanto riguarda il perdurare ce lo sapremo dire benissimo in inverno, in cui vi farò un altro video in cui ve ne parlerò meglio. Però, per quanto riguarda la durata, ovviamente la mia pelle, come vedete, c'è caldo, se lo mangia in un attimo, potete vedere. Però posso dire sicuramente che in inverno si comporterà in maniera diversa. Considerate che l'ho fissato più volte l'illuminante con il mio All Nighter di Urban Decay. È, come vedete, un illuminante elegantissimo che dà quel tocco di doratino pescato. Sembra molto più scuro in cialda. Come potete vedere, lo swatch è questo ed ha una perlescenza bellissima pescata dorata. Come vi ho detto, considerando che è un illuminante low cost, in questo momento lo promuovo assolutamente a pieno. E ringrazio tantissimo Lella del canale My World, ha cambiato nome, ma come si sa, la vita è mutamento, ha deciso di chiamarsi così. E la ringrazio infinitamente per il bellissimo pensiero che mi ha fatto e a presto avrà mie notizie, dato che ci sentiamo ogni giorno, su qualche altro chicca che posso farle provare io sempre per I love low cost, perché anch'io amo molto il make-up low cost ma valido. Lei mi sta facendo conoscere i prodotti Seta Blu, ho saputo che è appassionata di un brand particolare e al più presto cercherò anch'io di farle una bellissima sorpresa. Intanto, quello che voglio dire è stato proprio la spontaneità e il bellissimo gesto di amicizia che ha voluto fare nei miei confronti. Non le dirò mai grazie abbastanza per le parole e soprattutto per questo bellissimo pensiero. Bene, con il mio haul e questo pensiero, non era inaspettato, ma non era nemmeno dovuto ed è stato veramente piacevole. Io concludo qui il video, vi saluto, vi mando un bacione,
Mi raccomando, vedo troppi, troppi assemblamenti e ve lo volevo dire, quando sono andata dal fornitore del parrucchieri, una ragazza che era entrata si è fermata fin troppo tempo all'interno del negozio, facendo perdere anche tempo alla commessa e contribuendo a creare una fila che era un vero e proprio assemblamento e ho trovato veramente problemi a concentrarmi nel chiedere i prodotti perché poi la fila si è ribellata al momento in cui sono entrata io e devo dire che più di 10 minuti non ci sono stata. Bene, io vi mando un salutone. Mi raccomando, non fate assembramenti, rispettate le file nei negozi perché se si entra uno alla volta il motivo c'è. Vi mando un bacione e non dimenticate di starmi bene.